Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo periodo ho potuto provare un nuovo gimbal della Zhiyun. Si tratta del modello Smooth Q3, uno stabilizzatore per smartphone che mi ha colpito subito per le sue dimensioni molto compatte. Uno dei suoi punti di forza sta proprio nella sua portabilità, visto che da chiuso va ad ingombrare davvero poco. E può essere così trasportato molto comodamente anche in una piccola borsa o in uno zainetto. In pochi secondi e con quattro semplici mosse è possibile aprire il gimbal per essere subito pronti a registrare. Per chi non lo sapesse, lo stabilizzatore è un dispositivo molto utile per rendere i filmati più stabili e le inquadrature meno mosse riducendo al minimo tutti quei movimenti che involontariamente si compiono mentre si sta filmando si otterranno così dei video molto più belli e cinematografici perché i movimenti bruschi verranno rallentati rendendo più fluidi gli spostamenti durante le riprese questo gimbal funziona molto bene per essere così piccolo e compatto Riesce a rendere i filmati molto più stabili e piacevoli da vedere grazie ad un movimento fluido e senza scatti su tutti e tre gli assi. Segue bene tutti i nostri movimenti e l'asse orizzontale risulta sempre correttamente posizionato in linea con l'orizzonte. Lo stabilizzatore può funzionare in sei diverse modalità, selezionabili attraverso il tasto presente sul corpo del gimbal. La prima è la modalità pan-follow che mantiene l'asse orizzontale bloccato così da lasciare la possibilità di ruotare l'inquadratura senza però poterla inclinare verso l'alto o verso il basso. La seconda invece è la modalità lock mode che mantiene sempre fissa la direzione senza eseguire alcuna rotazione. Con la terza modalità, la Follow Mode, è possibile orientare lo smartphone anche in alto o in basso, oltre a ruotarlo orizzontalmente. Mentre la modalità Pov Mode lascia liberi tutti gli assi di ruotare, così il gimbal potrà seguire i nostri movimenti in ogni direzione, rendendoli però più fluidi e lenti. Premendo una quinta volta il pulsante Mode, il LED inizierà a lampeggiare e si attiverà la funzione Vortex, che permette di ruotare la camera agendo sul cursore. La rotazione è un po' limitata visto che compie un angolo massimo di circa 270, gradi, ma comunque permette già di fare qualche ripresa interessante. L'ultima modalità utilizzabile è detta Quick Mode e si attiva tenendo premuto il tasto posteriore. In questa ripresa il gimbal seguirà tutti i nostri movimenti ruotando molto più velocemente rispetto a prima, sempre mantenendo però una certa stabilità degli assi. È possibile utilizzare lo smartphone sia in orizzontale sia in posizione verticale, ruotandolo semplicemente con la mano oppure premendo tre volte sul tasto posteriore. Sempre spostandolo con la mano si può cambiare l'angolo di inquadratura, mentre ho trovato molto comoda la possibilità di ribaltare il telefono di 180 ⁇ semplicemente ruotando il gimbal così da poter registrare delle riprese raso terra in modo semplicissimo. Un'altra caratteristica particolare di questo Smooth Q3 è la presenza di una piccola luce LED ruotabile, che si può attivare su tre intensità premendo sulla parte superiore della pinza che tiene lo smartphone. È una funzione molto interessante che può essere utile soprattutto quando si registra un vlog, quindi in prima persona, perché si può illuminare il viso quando l'ambiente è poco luminoso. Lo stabilizzatore funziona con qualsiasi applicazione sullo smartphone, ma se si utilizza la sua app ZY Kami, si riesce a sfruttarlo al massimo, potendo controllare dai tasti fisici tutte le impostazioni del programma. Purtroppo, come molte volte ho constatato con le app di fotografia, ci sono dei problemi su alcuni smartphone con la scelta delle risoluzioni. Col mio Samsung, infatti, se vado nelle impostazioni dell'app, mi permette di scegliere solo tra poche risoluzioni, che al massimo arrivano alla Full HD a 30 fps. Peccato perché l'app è fatta bene e ha diverse funzioni davvero interessanti. Quella che più mi è piaciuta è il tracking: attivabile premendo il tasto posteriore sullo stabilizzatore oppure selezionando un oggetto direttamente sullo schermo. Il gimbal andrà a ruotare in automatico per mantenere sempre al centro dell'inquadratura quello che è stato selezionato. Si può sfruttare questa funzione per mantenere sempre fissa l'inquadratura su un oggetto mentre noi ci muoviamo. Oppure, al contrario, si può tenere lo stabilizzatore fermo in un punto e fargli seguire i nostri movimenti mentre noi ci spostiamo nell'ambiente. Grazie all'applicazione si possono poi realizzare timelapse in movimento selezionando sullo schermo una rotazione da far seguire al gimbal durante il timelapse stesso oppure si ha la possibilità di realizzare hyperlapse, dolly zoom e streaming video per dirette live in modo molto semplice e veloce. In conclusione eh, si tratta di uno stabilizzatore veramente interessante, oltre ad essere molto comodo da trasportare per le sue dimensioni compatte, eh, funziona molto bene ed è completo di tutte le classiche modalità, eh, più anche qualche caratteristica particolare. Anche l'app funziona bene e eh, ha una buona intelligenza artificiale nelle varie funzioni automatiche come il tracking. Lo ritengo quindi un'ottima scelta per chi ha la ricerca di un gimbal per smartphone comodo e completo ad un prezzo giusto per le sue caratteristiche. Spero che la recensione vi sia stata utile, se avete qualche domanda potete sempre scrivermi nei commenti, se volete poi seguire i miei prossimi video iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un saluto a tutti e alla prossima recensione.